2 televisioni e 5 radio. Si chiama Salto ed è l'associazione che raccoglie i canali ad accesso pubblico di Amsterdam. Tutti possono andare in onda. Salto è sovvenzionata con denaro pubblico e il prezzo per l'affitto degli studi è decisamente contenuto. We have a budget about a million euros a year. Abbiamo un budget di 1 milione di euro all'anno. Le persone che vanno in onda sui nostri canali devono pagare. Un'ora di radio costa 4,70 euro, un'ora di televisione 30 euro. La popolazione di Amsterdam è multietnica. Il libero accesso a radio e TV consente a ogni componente della società di realizzare programmi ritagliati sulle proprie esigenze di informazione o di intrattenimento. Il pluralismo olandese è basato su questo modello. Ognuno ha il suo spazio e nessuno dà fastidio al prossimo. E su queste basi è fondata la convivenza. Questo modello sociale struttura anche il sistema dei media. Per andare in onda è sufficiente riempire un formulario indicando il tema della trasmissione. Qualsiasi forma di intolleranza o incitamento alla violenza è bandita dal palinsesto. Spesso è la comunità degli spettatori che fa da filtro ai contenuti antisociali. We can't control everything. Noi non possiamo controllare tutto, ma il nostro pubblico sì. Se un programma contiene qualcosa che non si può fare, puoi star sicuro che il giorno dopo squilla il telefono e c'è chi te lo fa notare. Salto è anche una palestra per gli studenti di comunicazione dell'Università di Amsterdam, che hanno le loro trasmissioni sin dalla nascita del primo canale, negli anni Ottanta. Experimental stuff, roba sperimentale, interviste, qualsiasi cosa. Non abbiamo regole da seguire, facciamo ciò che ci va. Non ci sono di mezzo i soldi o un indirizzo politico. C'è anche una trasmissione radiofonica in italiano, realizzata da italiani che hanno scelto di vivere ad Amsterdam anche per le libertà di comunicazione che la città offre. Devi rispettare le regole, non puoi essere un razzista, non puoi essere un fascista, non puoi... Questo è logico, è naturale, però la libertà ce l'hai. Benvenuti a Picute Day, il programma di Pasquetta che vi giunge dagli studi di Onda Italiana The Netherlands. I canali ad accesso pubblico svolgono un ruolo di integrazione linguistica degli immigrati, con programmi didattici finanziati dallo Stato e basati sull'interattività tra spettatore e conduttore. Dentro i telecomandi c'è un chip e tutti i telecomandi hanno colore. Tu puoi rispondere. In fine di programmi tu trovi in tua televisione tuoi risultati. Dal palazzo che ospita Salto, una telecamera è puntata 24 ore al giorno sulla piazza di fronte. Così capita di finire in televisione anche senza varcare la soglia degli studi. In piazza c'era una dimostrazione organizzata da un gruppo di vegetariani. Avevano messo due bare in terra e stavano sdraiati dentro sotto uno striscione con scritto «L'influenza aviaria è mortale, diventate vegetariani». Era buffo da mostrare in TV, ho stretto l'inquadratura e l'ho messa in onda. Salto offre apparecchiature e assistenza tecnica professionale alla portata di chiunque. Any citizen. Ogni cittadino può fare televisione con una telecamera come quella, con 30 euro all'ora? Raoul è tra le figure più impegnate del media attivismo in Europa, oltre a essere un volto storico del canale aperto olandese. Da anni i suoi talk show politici sono tra i più seguiti e anarchici della TV olandese. Ci mancava un cameraman, così abbiamo chiesto a uno dei presenti in studio se sapeva usare la telecamera e lui ha detto sì. Era un ospite e adesso è un cameraman. The story of Marshall McLuhan, the medium is the message. No, the message is the message. And the message has been always the message. Or not.